Fauci, stavamo guardando chi avesse fatto più strada per arrivare alla pista, forse gli inglesi ne hanno fatto un po' più di te. Bentornata a Jesolo. Grazie. Ti sei subito riambientata, sì, dopo le vittorie nella pista di Messina, o eri ancora ubriaca dal campionato? Un pochettino ubriaca, però mano a mano passa la storia. Secondo stint di gara, sei dovuta entrare alla seconda ripartenza del team. Sì. Come ti sei trovata dalla gara alle qualifiche? Allora, onestamente mi sono trovata molto carica perché non vedevo l'ora di rigirare di nuovo in gara, che dopo aver fatto le qualifiche. Onestamente ho fatto quasi uno stint completo, ho fatto 60 minuti, anche perché alla fine il kart non aveva più benzina, quindi per forza dovevamo rientrare. Niente, durante lo stint ho notato che ero uguale a molti piloti, cioè riuscivo a stare dietro a molti piloti. A un certo punto uno mi ha buttato sulla sabbia, però vabbè, lasciamo stare. Ecco, parliamo dell'episodio della sabbia. È stata una velleità della pilotessa, che non pensava che allargando quel metro qualcuno si potesse infilare, soprattutto dalla parte... No, io gliel'ho lasciata apposta. Cioè, io onestamente, vedendo che un pilota magari è più veloce di me, io lo faccio passare, mi accodo e così andiamo più veloce. Io l'ho fatto passare, ma lui lo stesso mi ha buttato a raccogliere i fiori nel prato, e quindi... Allora abbiamo detto ad Antonino che c'è da pagare le due carriole di sabbia che Sara porterà giù in Sicilia. Sara La Fauci, il ritorno della pilotessa sulla terra jesolana. Peccato che ci manchi l'altra parte del gatto pardo, che è ritornato con gli artigli affilati.